sia, visitatore. Il mio nome è Rubaldo. È giunta l'ora di abbandonare il Vault 76 per intraprendere questa nuova avventura insieme. Ti sembrerà banale, cliccando sulla sezione playlist troverai tanti video guida per un'esperienza di gioco ottimale. Ma non finisce qui, cliccando su Mostra Altro, sotto ogni video troverai il link delle community che ho creato con i miei collaboratori, multipiattaforma, e mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un bel like di supporto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video in uscita. Grazie a tutti del supporto e buona visione! Ben ritrovati a tutti sul canale di Rubaldo, oggi siamo qui con un nuovo video guida, questa volta dedicato alla raccolta di piombo e acciaio. Molti di voi me l'hanno chiesto più volte, mi devo scusare ovviamente per il ritardo, ma tra un video e l'altro e qualche impegno ovviamente abbiamo dovuto rimandare. Ma ora siamo qua ragazzi, quindi vi faccio vedere esattamente come poterne farmare in una quantità estrema senza romperci le balle con gli estrattori, che sono penso la cosa che più odio in questo gioco. Quello che dovremmo fare ragazzi è arrivare al resort sciistico di Pleasant. Ok, una volta arrivati in questa zona ragazzi, faccio vedere esattamente il punto, arriverete in questo resort e all'entrata troverete questi barili. Più che barili ovviamente sono campane a vento come vedete e sono dei barattoli. Quindi per disarmarle premete, se siete da PC oppure da console, il tasto per disarmarle. E le raccogliete. Queste sono diciamo l'oggetto che vi darà più piombo e acciaio allo stesso tempo. Ma non finisce qui. In questa zona come potete vedere è pieno di miratori talpa. E quindi cosa c'è di meglio che tutta la roba che ci lasciano loro? Ovviamente per recuperare tutta sta roba. Ovviamente vi conviene ucciderli tutti, perché loro addosso, oltre ai rottami di tuta mineraria, il filtro, il respiratore, hanno ovviamente anche delle armi che possono essere scrappate. Poi entrate sempre in ogni pertugio perché troverete altra roba. Allora, qui qua, come vedete, ci sono anche qui le campane. Che io c'ho il salto della mutazione marsupiale, ma ci potete arrivare anche con un salto molto easy, di quelli normali. Comunque, raccogliete anche queste campane qua. Poi ne lasciano veramente un botto. Un consiglio che vi posso dare è mettere anche, ovviamente, la carta perk che vi aiuta ovviamente nello scrap per ottenere più materiali. Può essere una buona soluzione. E poi niente, fate piazza pulita perché qua è pieno, pieno zeppo. E lasciano ovviamente sempre rottami, filtro e respiratore. E una volta che avete fatto pulizia qua potete tornare a un banco da lavoro e vi faccio vedere un attimino nei materiali, quindi andiamo su ricicla oggetti. E allora come vedete ad esempio abbiamo 54 lattine. Che ci daranno acciaio e piombo. Se io ci clicco sopra con spazio per riciclarli, come vedete 54 la quantità, ci darà esattamente per 54 lattine che abbiamo raccolto in manco un minuto, volendo quelle lattine le possiamo raccogliere, erano 3, 3, 6, che poi ce ne hanno date ovviamente molte di più perché ci sono più lattine, ci dà 108 di acciaio e 54 di piombo. Questo fatto in un minuto, moltiplicatelo ovviamente per 10-15 minuti, stiamo parlando ovviamente di una quantità esorbitante, più di 1500 di acciaio e sui 500-600 di piombo, che è tantissimo. Se poi andiamo ovviamente a controllare ad esempio anche il filtro della tuta mineraria, come vedete qua ci lascerà dell'acciaio. Andiamo nel respiratore, vabbè, questo ci lascia alluminio, che comunque è sempre un materiale che ci può interessare. E poi, come vedete, il rottami di tuta mineraria ci lascerà l'acciaio, poi titanio nero e ingranaggio. Quindi sono anche a loro volta degli altri oggetti molto utili da poter ottenere. Un'altra zona della mappa che vi posso consigliare per farmare, ma che io non gradisco particolarmente, ma è altrettanto efficace, però non mi piace proprio come metodologia, preferisco appunto venire qua e faccio molto prima, sarebbe quest'area qua, il penitenziario orientale. Come vedete questo è il volto, dovrete arrivare fino a qua. E qui all'esterno, ma anche all'interno, troverete ovviamente un sacco di nemici che potrete uccidere raccogliendo le loro armi, ma soprattutto anche all'interno troverete una serie di lattine, raccogliendole vi darà comunque lo stesso risultato. Però una cosa importantissima di cui vi ho accennato poco fa è la carta che vi permette appunto di scrappare e di ottenere più materiali. E ora ve la faccio vedere. Sarebbe questa ragazzi, ovviamente questa carta riciclatore ce la dà solamente quando ricicliamo armi e armature. Quindi otterremo più componenti quando andremo a riciclare questi oggetti. E quindi in questo caso se andate al penitenziario o comunque se venite qui ad uccidere minatori talpa e orchi,
Strappando le loro armi, in ogni caso terrete questi materiali. Ebbene ragazzi, per questa guida era tutto, io vi ringrazio come sempre per la visione, mi raccomando se siete arrivati fino a qui e ancora non l'avete fatto, lasciate un bel pollicione lì su di supporto, condividete il video con i vostri amici, iscrivetevi al canale in modo tale da essere aggiornati sui prossimi video in uscita e live streaming e mi raccomando ragazzi, ci vediamo qua per un prossimo video. Un saluto da Rubal della Svetlana e alla prossima, ciao!